Bachemonolab presenta CinemaScope, due o tre cose che so di lui. Un podcast di Emanuele Rauco. Una delle cose migliori che il MeToo e movimenti affini hanno generato negli ultimi anni è il dibattito sulla condizione della donna all'interno dell'industria cinematografica e quindi la possibilità per molte donne di accedere finalmente a ruoli importanti nella filiera, come la regia. I film diretti da donne sono aumentati, sono spesso premiati nei festival e soprattutto quindi ne è aumentato il peso, il valore, perché le produzioni hanno cominciato ad affidare alle donne anche film che potremmo definire di serie A. E uno di quelli che nei mesi scorsi ha fatto discutere è Una donna promettente. Diretto da Emerald Fennell, che è un'attrice, una sceneggiatrice soprattutto televisiva, da Killing Eve a The Crown, Una donna promettente ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale e ha scatenato un dibattito intorno al modo cosiddetto giusto di essere femministe. Perché il film racconta della donna promettente del titolo, ovvero Carey Mulligan, alle prese con una vendetta, non per sé, ma per interposta persona, per una sua cara amica stuprata anni prima e portata al suicidio. La particolarità della sua vendetta sta nel suo essere didattica, cioè non vuole colpire i responsabili dello stupro, tutti peraltro usciti indenni dalla vicenda giudiziaria, ma vuole far spaventare gli uomini che attuano comportamenti simili a quelli dei colpevoli. Vuole quindi scardinare il sistema maschilista e la cultura che rende possibili certi eventi. È un film che parte dal rape and revenge, il sottogenere di stupro e vendetta, per così dire, ma sostituisce la vendetta con l'educazione, perché la vendetta in questo genere di film è parte integrante del sistema, dalla Fontana della Vergine di Ingmar Bergman, L'ultima casa a sinistra di Wes Craven, L'angelo della vendetta di Abel Ferrara, sono tutti film che sono tornati come pietre di paragone, anche film diretti da donne come Revenge di Coralie Fargeat. La vendetta fa parte proprio del sistema maschile, quindi anche del modo concepito come tradizionale di reagire. Non è una vera risposta al problema, al sistema, non mette in dubbio il sistema. E al di là del giudizio che si può avere del film, personalmente ho qualche dubbio per esempio, è un modo comunque originale di declinare quel tipo di stereotipi narrativi. Eppure c'è stata una donna che già 60 anni prima di Fennell aveva intrapreso quella strada. Ogni settimana vado in un locale e fingo di essere talmente ubriaca da non stare in piedi. E ogni settimana mi si avvicina un bravo ragazzo per vedere se sto bene. Stai bene? Sei davvero molto carina. Sono un bravo ragazzo. Davvero? Ida Lupino era un'attrice, si è affermata tra gli anni 30 e 40 soprattutto per ruoli secondari o da caratterista, spesso in film noir. Nel 1949 la Warner Bros. Le sospende il contratto e la lascia a piedi. Il motivo per cui lo fa è perché non le stavano bene quasi mai i ruoli a cui lo studio la relegava e spesso rivedeva e riscriveva le sceneggiature senza averne il permesso. Così, mentre aspettava di poter tornare a lavorare come attrice, fonda una casa di produzione col marito Collier Young, che era uno scrittore, la Emerald Film, ed è interessante il parallelo con Emerald Fennell anche in questo senso, poi ribattezzata però The Filmmakers, con cui avviò la realizzazione di film a basso costo. Il primo, Non abbandonarmi, vede come regista Elmer Clifton, che però si ammala durante le riprese e muore. Per cui Lupino, per contenere i costi, ne prende il posto e comincia in quel momento la bizzarra avventura di una delle prime registe del cinema classico ad avere una sua rispettabilità professionale. Era considerata la madre di tutti noi da chi lavorava con lei e sulla sedia della regista c'era spesso scritto Ida Lupino, the mother. E anche una riconoscibilità critica. Martin Scorsese, che ne cura il restauro e la presentazione di molti dei suoi film, ma ancora prima Jacques Lourcel, critico francese, forse il più grande critico in vita, o uno dei più grandi critici in vita,
che fu il primo a restituirle una dignità da cineasta. Se leggete il francese, il suo dizionario dei film è un tomo da non perdere. Lupino dirigerà 7 film, di cui 6 dal 49 al 53, proprio tutti prodotti dalla Filmmakers. E sono film che mescolano i modi spicci del racconto low budget dell'epoca, tanto che spesso li distribuiva RKO, che aveva portato la serie B allo stato dell'arte, con temi e sensibilità inusuali, se non proprio femministi. Face front and keep driving. Whose gun is that? Mine. You like to shoot? Yeah. So do I. I suoi film erano soprannominati Social Problems Melodramas perché la struttura del film per un pubblico femminile, diciamo così, diventava un pretesto per affrontare argomenti su cui non c'era ancora una vera consapevolezza da parte dell'opinione pubblica e delle donne in generale, così come temi come il peso della società maschile nella coppia, la famiglia come gabbia incubatrice delle mancanze psicologiche e sociali soprattutto delle ragazze, la bigamia in quello che è il suo film più famoso, forse La Grande Nebbia, che è una storia in cui le donne rifiutano il ruolo di vittime, come a lei ha fatto per tutta la sua vita. Anche il suo film meno femminile ha una serie di sfumature insolite. Il film è La Belva dell'Autostrada, del 53, ed è un noir puro, pare sia il primo diretto da una donna. Un film che, come disse il Philadelphia Inquirer, è diretto con forza mascolina, in cui due uomini in viaggio vengono presi in ostaggio da un autostoppista che abbiamo visto nelle primissime sequenze uccidere una coppia e un uomo sempre in mezzo alle strade desertiche. È un'opera che ha ispirato numerosi film del filone dell'autostoppista assassino, potrebbe essere una sorta di archetipo di quel filone. Un cartello a inizio film ci dice che la storia della coppia potrebbe accadere a chiunque, e infatti il film è ispirato a una storia di cronaca, un vero assassino. Lo spettatore pensa che la coppia sia quella che vediamo subito morire, tra l'altro senza mai far vedere niente di macabro, solo inquadrando piedi e mani, con un'economia di gesti e di significato da vera cineasta di serie B con il coltello fra i denti, come direbbe qualcuno. Ma il cartello parla della storia che vedremo nei prossimi 70 minuti, quindi la coppia è quella dei due uomini protagonisti del film. Ora, senza arrivare a pensare che la storia abbia un cosciente sfondo omosessuale, il film però ha in questo triangolo tutto maschile una serie di screziature che sembrano voler incrinare la mascolinità tipica del genere noir e tipica di quegli anni. Il film che però lega Lupino a Emerald Fennell risale a 3 anni prima, al 1950. Good morning, Andy. Good morning, Ann. Well, aren't you the happy little worker this morning? Oh, I certainly am. Any particular reason? Mm-hmm. There's 60 million men in this country, and I found the right one. Mr. Walton, I'm sure it comes as no great surprise. I want to marry Ann. But this is wonderful. 2 pieces of chocolate cake, please, to go. If I was your boyfriend, you wouldn't have to buy me no cake. You better make up your mind. I might be moving on next week. Hey, beautiful! La preda della belva è in un certo senso il papà di una donna promettente. Racconta di una ragazza alle soglie del matrimonio che viene stuprata da un uomo e non riesce a affrontare la vita seguente, il ritorno a casa e alle abitudini di sempre, e decide poi di scappare in un'altra città mentre la polizia dà la caccia al responsabile. È la storia della lenta cicatrizzazione di una ferita, come dice appunto Lursel. Nel film non c'è vendetta, non si cerca nemmeno la vendetta, semmai la giustizia, ma è la descrizione di come la società e le vittime reagiscono, male ovviamente, a un dramma come quello della violenza sessuale, le difficoltà ad accettare questo tipo di pratica e ad accettarsi quando tutti ti fanno passare per sporca, l'incapacità dei maschi di non continuare a perpetuare il loro dominio, il fidanzato soprattutto, ma tutti i protagonisti maschi cercano di
di controllare la protagonista, di guardarla e comandare le sue azioni. Fin dalla prima scena, fin dall'incontro con il gelataio che poi la assalirà, che è tutto giocato sul quello che oggi chiameremmo catcalling, Lupino mette in scena proprio fin dai primissimi minuti il sistema maschilista che regola la donna come fosse un dispositivo fatto di sguardi, ora concupiscenti, che poi appunto sfoceranno nello stupro o nel tentato stupro verso la fine del film, ora invece più pietosi. E comunque sono tutti sguardi in cui la donna è solo passiva, e è esemplare il finale dal giudice che deve decidere se la ragazza deve restare ancora in terapia o può abbandonare. Tutti guardano e tutti parlano di questa ragazza come se lei non ci fosse. Nel 1950 una ragazza della classe media non sapeva ancora che poteva reagire e come poterlo fare, come invece farà appunto 60 anni, 70 anni dopo la protagonista di Una donna promettente. A quell'epoca ancora non capiva di chi fossero le colpe profonde di ciò che la circondava, poteva solo prendere e andarsene sperando a un certo punto di riprendere in mano la sua vita. Dopo il fallimento della filmmaker, Lupino tornerà a recitare e sarà di nuovo dietro la macchina da presa solo nel decennio successivo, negli anni 60, per un lungometraggio, ma soprattutto per molti episodi televisivi. E anche in questo si vede il legame, ma anche la differenza con Fennell lungo 70 anni, lungo vari decenni. Nella Golden Age, nell'età dell'oro di Hollywood, la TV era il luogo dove affrontare un comodo e lussuoso ritiro dalle scene, un declino dorato. Oggi invece, nel 2020, la TV è il trampolino di lancio per approdare al premio Oscar. Finisco questo episodio ringraziando Giuseppe Lauricella, che a commento della prima puntata di CinemaScope, quella dedicata a Vincent Price, mi ha corretto un errore. Io parlo di Yale come un ateneo britannico, e invece Yale è evidentemente un'università americana, perché Vincent Price non è inglese ma è americano. Quindi grazie Giuseppe, e ringrazio anche tutti voi che avete ascoltato questo episodio. Se vi dovesse essere piaciuto, e lo spero molto, fatelo sapere in giro. Se invece non vi dovesse essere piaciuto, fatelo sapere a me, scrivetemi in privato, nella mail, nei messaggi, e spererò di migliorarmi alla prossima puntata. Vi saluto e vi do appuntamento con CinemaScope fra 2 settimane. Ciao a tutti.